per il campionato regionale Umbro di allievi A2, presso il comunale di Umbertide, va in scena il match tra Umbertide Agape e Tavernelle Calcio. Dirige l'incontro il signor Domaci. Quarto minuto, parte col botto il Tavernelle. Dalla lunghissima distanza, punizione di Gioia telecomandata che sorprende Gagnola. Prima occasione e subito ospiti in vantaggio. Ottavo minuto, prova a rispondere l'Umbertide. Traversione che viene dalla destra, la Vinotti la mette giù e controlla, va alla conclusione a respinta, De Luca la recupera, appoggia per Baiocco, va al tiro, fuori. 33esimo, ancora l'Umbertide che ci prova, avanzata sulla fascia e palla che arriva a Mariucci. Mariucci alza la testa, carica il destro, va col traversone. Di testa la Vinotti, mette fuori. Al 45esimo ci prova ancora il Tavernelle invece. Palla avanti per Minelli, che a duello con Urso arriva sul fondo, lo punta e alla fine appoggia per Damasi, che però viene ben anticipato da De Luca, che poi serve la Vinotti, pronta alla ripartenza, ma anche il numero 10 viene chiuso e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Il secondo tempo vede l'Umbertide partire con tutto un altro piglio. Infatti la prima occasione arriva già al secondo minuto. Costruzione dal basso e palla in avanti per Baiocco. Baiocco tiene palla, avanza e poi allarga a sinistra per la Vinotti, che ha lo spazio per andare, prova il tiro a giro, traversa riga, fuori. Passano 30 secondi, palla che cambia possesso più volte a centrocampo. Alla fine di tutto è Baiocco a gestirla. Appoggia per Magnanelli, che vede lo spazio e va in profondità da Mariucci, che arriva sul pallone col tempo giusto. Va di destro, traversone col contagiri e dentro l'area, incornata vincente di Amati, che batte Rossi e fa 1-1. Ottavo minuto, ci prova ancora l'Umbertide. L'avanzata è fermata da Posti, che poi si rifugia da Damasi. Ma il pressing dell'Umbertide è molto alto e così Amati riesce a recuperarla in favore di Mariucci, che non ci pensa due volte e parte puntando la difesa, si libera dei due avversari, arriva davanti a Rossi, che però non si fa sorprendere. 21esimo minuto, rimessa dal fondo battuta lunga dal Tavernelle. Inizia un batti e ribatti lunghissimo a centrocampo, alla fine è la Vinotti a recuperarla. Di testa appoggia per Bussotti, che sempre di testa gliela ridà. La Vinotti con un tocco delicato la mette giù e avanza. Si libera agevolmente della difesa, e allarga poi sulla sinistra per De Luca, che col sinistro è molto freddo, batte Rossi e fa 2-1. Umbertide che ora comanda la partita. Non ci saranno molte altre emozioni e dopo 3 minuti per il direttore di gara la partita finisce qui. Umbertide che fa bottino pieno. È stata una buona partita, due squadre giovani, se andiamo a vedere le rose sono la maggior parte composta da 2008, quindi si incontrano difficoltà magari sul ritmo, su quando si incontrano squadre più forti, più preparate fisicamente e tecnicamente. È stata una partita equilibrata, abbiamo avuto occasioni sia noi che loro da ambedue le parti, e alla fine siamo riusciti a spuntarla o per fortuna o per bravura nostra, ma ci facevano veramente comodo questi 3 punti. E il momento che ha cambiato il match qual è stato? Molto probabilmente una volta che siamo rientrati il secondo tempo da dentro lo spogliatoio eravamo più pronti, un pochettino più arrabbiati calcisticamente e siamo riusciti a cambiare il volto della partita e abbiamo sofferto un pochino alla fine, ma alla fine l'importante era portare a casa i 3 punti. Abbiamo fatto una bella partita, siamo andati in svantaggio il primo tempo, dopo una punizione, loro sono stati bravi loro. Abbiamo finito il primo tempo, abbiamo iniziato con un gol del nostro compagno, con un ottimo passaggio, bella azione, è stato un bellissimo gol, poi abbiamo fatto un altro gol e siamo andati in vantaggio per 2-1.
complimenti ai miei compagni, complimenti anche al mister e così. Bene, perché è stata innanzitutto una bella rimonta, è stata una partita equilibrata fino all'ultimo, messa sul piano fisico. E grazie ai compagni, una bella partita anche da parte degli avversari e speriamo che continueremo bene. Allora, il primo gol devo fare complimenti all'avversario, ho fatto un gran gol. Poi subito dopo in uscita mi sono fatto male al petto con una spallata e si è fatto male anche l'avversario. E dopo nel primo tempo non ci sono stati altri eventi. Dal secondo tempo siamo entrati in campo più decisi e abbiamo fatto il primo gol con una grande azione in mezzo con il gol di Kevin. E dopo ho fatto una parata su punizione sul secondo palo e dopo è arrivato il secondo gol che è stato da parte di Cristian De Luca di sinistro e dopo ci sono state tante punizioni per loro alla fine, ma ne siamo usciti con più fame da quando siamo entrati dentro i spogliatoi, che il mister come sempre ci dà la giusta carica per riniziare positivamente. E dal secondo tempo abbiamo fatto squadra e abbiamo fatto capire quello che valiamo. Il commento, c'è poco da dire, nel senso che ai ragazzi non posso dire niente, perché ce l'hanno messa tutta, abbiamo trovato una squadra ben organizzata come l'Umberti. La partita giocata sicuramente alla pari, primo tempo a nostro vantaggio. E poi appena rientrati abbiamo subito il gol e purtroppo gli abbiamo concesso quei due tiri in porta che ci hanno un po' tagliato le gambe. Poi nessuna recriminazione se non per alcuni episodi avvenuti dentro l'area non visti da direttore di gara, che purtroppo il rammarico è questo, perché diciamo avremmo avuto maggior fortuna con un po' più di attenzione. Però nulla da dire, complimenti all'Umbertide e bravi ragazzi del Tavernello.